Eccoci qua, un nuovo episodio di Back to 2022, il progetto di Open Boxing in cui andiamo verticalità per verticalità ad esplorare le tendenze, i trend e tutto quello che andrà attenzionato nel 2022 lato comunicazione e marketing digitale. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, che in questi anni è stato un po', potremmo quasi definire un mantra, cioè parleremo di storytelling e lo faremo con una, probabilmente, il professionista che in Italia ha più dato a questo argomento. Lui è founder della Content, che è una realtà molto nota sia in termini di produzione lato agenzia che soprattutto lato formazione. Cura per Epli una collana di libri legati al marketing digitale, di cui ne ha scritte anche molti, e poi soprattutto è un amico. Io oggi sono estremamente contento di avere qua con noi Cristiano Carriero. Ciao Cristiano! Ciao Matteo, ciao a tutti. Ti ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. So che, cioè, come tanti, ma te soprattutto ne fai veramente tante, quindi sei sempre molto, molto incasinato. Quindi ti ringrazio doppiamente per aver accettato No, questo è nostro sempre un invito. piacere. È sempre un piacere fare divulgazione, nel senso che poi è quello che proviamo a fare insieme, no? Ah, ci sì, già, diciamo che. Ci proviamo da anni e qualcosina di buono è stato fatto, però si può sempre fare di meglio, come si dice. Partiamo dall'inizio, Cri. Storytelling, se ne sente parlare da tantissimo, a volte mi viene a pensare la stessa cosa che succede per l'influencer marketing, probabilmente non con le corrette coordinate, ma ha ancora senso e se ha senso, come andrebbe trattato lo storytelling oggi? Allora, intanto secondo me bisogna dire che la parola di per sé è una parola antipatica. Ci troviamo in un contesto in cui probabilmente io e te dobbiamo sempre fronteggiare due tra le parole più antipatiche, non so per quale motivo, alle aziende. Una è influencer e l'altra è storytelling. Sono due parole perché vengono spesso mistificate, lo stesso storytelling. L'errore più grande è confondere lo storytelling con il raccontare storie e quindi raccontare delle bugie. Ecco perché poi lo storytelling non è simpatico a tutti, perché spesso e volentieri si tende a credere che l'abilità di saper narrare e raccontare delle storie è un'abilità quasi manipolatoria. E quindi questo chiaramente crea parecchia confusione. Crea una sorta di dubbio sul fatto che lo storytelling sia un qualcosa di positivo. Quindi, come giustamente hai detto tu, bisogna ripartire dall'inizio e bisogna ripartire dal concetto che lo storytelling altro non è che un modo sicuramente migliore per comunicare un brand o una persona o anche un progetto, se vogliamo, attraverso la forza della narrazione. Quindi non soltanto raccontare storie e assolutamente non raccontare storie, ma comunicare attraverso delle storie e utilizzare il potere della narrazione perché affinché queste restino impresse nella memoria delle persone. E ti faccio degli esempi. Se io faccio una presentazione e utilizzo degli archetipi, delle metafore di storie, presento un prodotto, un progetto o comunque al mio team spiego quali sono i miei obiettivi e lo faccio attraverso delle storie, sicuramente quella mia presentazione, quel mio brand, quel mio prodotto verrà ricordato. Se invece lo faccio soltanto con dei numeri, dei dati, delle nozioni logiche, ecco, se vogliamo, razionali, è molto probabile che quelle nozioni vengano presto dimenticate. Quindi, tornando alla seconda parte della tua domanda, lo storytelling oggi più che mai, ancora del passato, è assolutamente fondamentale. È fondamentale perché, nonostante non abbia raccolto le simpatie di tanti, è vero che negli anni non si è sviluppato benissimo questo settore. Tu mi hai fatto un complimento che io prendo e ti ringrazio, cioè che magari sono una delle persone che più ha fatto divulgazione, ce ne sono altre due o tre. Andrea Fontana, ci sono. Però ecco, quello che volevo dire è che se oggi vai su Google e cerchi degli storyteller di professione, effettivamente non ne trovi tanti. Quindi
Questo perché nelle aziende manca una figura del genere. Raramente si aprono delle call lavorative in cui si cercano dei chief storyteller, se ne parla molto sui giornali, a volte escono degli articoli, però poi si andrà a vedere all'interno dell'azienda questa figura non c'è, o se c'è fa altro. Quindi comunque non è facilissimo trovare persone che sappiano fare questo mestiere e che, tornando a quello che era il discorso iniziale, non lo mistificano. Perché esattamente come per il marketing, oggi lo storytelling, questa è una cosa molto cara al nostro amico Paolo Iervichino, però ecco, lo storytelling ha una responsabilità, come il marketing ha una responsabilità, che è anche quello di portare dei valori, portare l'azienda ad un livello successivo. Questo non sempre viene fatto e quindi questo ha creato una mistificazione. Prendo al volo il tuo spunto, che tra l'altro era già molto connesso a una domanda che volevo farti. Storia, narrazione a volte fa troppo rima per le persone appunto con mistificazione. Dov'è il confine tra narrare e creare anche delle sovrastrutture, ma pur mantenendo comunque una realtà, una concretezza, alla luce soprattutto di oggi e di quanto per le aziende sia importante temi come legati ovviamente al brand purpose, ai valori, quindi questa necessità di verità diventa ancora più decisiva, ma come è possibile trovare il giusto compromesso per appunto creare delle sovrastrutture che ci possano aiutare a fare narrazione, ma mantenendo comunque una realtà, una credibilità che diventa ovviamente una moneta di scambio decisiva oggi? Ma allora, intanto dobbiamo renderci conto del fatto che lo storytelling non è scrivere dei romanzi, quindi non è una materia artistica. Questo lo dico anche un po' a malincuore, nel senso che a me piace anche la materia artistica, però lo storytelling deve portare dei risultati, sicuramente. E portare dei risultati oggi significa essere letti, riuscire ad aumentare le awareness e il posizionamento di un brand, quindi tutta una serie di cose che sono facilmente misurabili. Sono facilmente misurabili in azienda, sono facilmente misurabili fuori dall'azienda, quindi quando un progetto di storytelling funziona, di solito tutto il mondo che è intorno allo storytelling, quindi i social, il digital, l'e-commerce, ne guadagna. E quindi chiaramente c'è un guadagno da parte di tutte le componenti del marketing. È ovvio che oggi raccontare, come dicevamo, delle storie false o delle bugie, se vogliamo, è molto difficile perché si scoprono molto prima. Ci sono state aziende che in passato hanno raccontato delle cose, però poi si sono scoperte che non erano vere. Adesso non mi va di far nomi, però sappiamo bene di tante aziende impegnate nel sociale per fare greenwashing e non perché effettivamente erano impegnate nel sociale. O è molto facile scoprire delle aziende che fanno delle campagne a favore delle donne e poi all'interno di questa azienda c'è un gender gap clamoroso o non c'è neanche un manager donna, no? Quindi è ovvio che queste cose si scoprono facilmente ed è il motivo per il quale oggi lo storytelling è un mindset che coinvolge più funzioni, non può coinvolgere solo il marketing. C'è un bellissimo detto che dice: il marketing è una cosa troppo importante per essere lasciato al reparto marketing. Ed è così, lo storytelling deve coinvolgere le risorse umane, deve coinvolgere il presidente, deve coinvolgere il manager, deve coinvolgere l'amministratore delegato. Tutti si devono sentire parte di una storia, fino ai dipendenti, perché se io sono un'azienda che racconta di avere un approccio sostenibile e casi che ho anche visto in positivo, ovviamente, un'azienda che si occupa di alimentazione e promuove una sana alimentazione, dopo non sarebbe bello se i dipendenti postassero delle foto con del junk food, ecco, senza fare nomi di aziende, però questo vuol dire anche conoscere quali sono i valori di un'impresa e qual è il potere dello storytelling, perché il potere dello storytelling è quello di coinvolgere tutte le componenti di un'azienda. Forse questo è il motivo per il quale
ci sono pochi storyteller in azienda e più consulenti, perché bisogna essere bravi a muoversi tra le linee e quindi tra diverse funzioni. Assolutamente, hai perfettamente ragione, come il fatto che la trasversalità è estrema. In un'ottica sempre del crescente valore della riscoperta, dell'intrattenimento, cioè dell'intrattenimento connesso alla comunicazione, che evoluzione ha fatto o deve ancora fare il ruolo dello storyteller alla luce di questo? Mi viene in mente dalle original di Netflix, alle web series, a una tendenza sempre crescente dei brand a lavorare appunto con brand and content e brand and entertainment. In quest'ottica lo storyteller che evoluzione deve aver fatto o dovrà fare? È una bellissima domanda e molto futuristica, nel senso, visto che parliamo del 2022, ed è assolutamente una domanda valida, perché oggi uno storyteller deve, o chi si occupa di storytelling, deve essere intanto molto giovane dentro, perché comunque devi essere sempre pronto a rimettere tutto in discussione, e noi lo siamo, questo lo possiamo dire. E devi essere pronto a rimettere tutto in discussione, a rivedere anche dei format, a rivedere delle convinzioni. Tutto parte certamente da una buona scrittura, se la vogliamo chiamare sceneggiatura, la chiamiamo sceneggiatura, da una bella storia. Però oggi l'originalità è data dall'unione di forma e contenuto. Non puoi essere originale se hai un bel contenuto ma una forma che non è adeguata, e quindi intendo, come hai detto tu giustamente, un branded content, una serie, una web serie, una serie TV, un podcast fatto in un certo modo. Quindi a noi è dato conoscere queste forme e poi dobbiamo essere capaci di capire qual è la forma migliore per veicolare quel tipo di contenuto. 10 anni fa, forse anche 5, non avremmo mai immaginato di poter sfruttare una tale quantità di piattaforme di contenuti. Hai citato giustamente Netflix, si possono fare dei product placement e raccontare delle storie con dei documentari. Si possono fare dei podcast. Oggi la comunicazione social passa per anche dei contenuti che chiedono una creatività particolare, pensa a TikTok. Prima si parlava di testo e immagine, oggi un creator, tu questo lo sai meglio di me, deve saper fare delle cose che probabilmente noi non sappiamo fare, quindi assolutamente Si va in un tema di creazione che è molto vicino all'intrattenimento, e i brand questo lo sanno, quindi comunque avere questa consapevolezza è una consapevolezza necessaria. Basti pensare, Matteo, a alcune pagine web che sono diventati per i propri creator. Cito Frida, è fin troppo facile, gli amici di Cronache di Spogliatoio oggi fondamentalmente grazie ai loro format che vanno su DAZN. Quindi pensa anche a format nati per l'online e diventati format televisivi su piattaforme nuove. Cioè tutto questo non era pronosticabile 3 anni fa. Assolutamente. Parliamo di anno di 2022. Cosa secondo te bisogna attenzionare lato storytelling, buone pratiche, strumenti, formati? Le aziende su cosa dovrebbero un attimino concentrarsi secondo te? Sicuramente le TV, le nuove TV, le nuove piattaforme on demand sono un territorio super interessante. Faccio una parentesi, tra l'altro abbiamo un episodio totalmente dedicato alle connected television, alle CTV. Ottimo. Sicuramente Netflix è una di quelle piattaforme che ha un suo palinsesto, e probabilmente i brand fanno un po' più fatica a entrare, però possono farlo. La stessa cosa vale per Amazon, non dimentichiamo anche altre TV come Rakuten, eccetera. Quindi questo è un tema, ed è un tema importante. Sicuramente va attenzionato tutto il mondo del... Che se vogliamo possiamo banalizzare parlando di TikTok, però
dei contenuti creativi, contenuti sempre più creativi, contenuti brevi, contenuti video e soprattutto una nuova fascia di pubblico. E poi io credo che tornano e lo vedo dai dati, molto in auge le newsletter, anche quelle per il personal branding, che sono uno strumento importantissimo oggi perché la gente ha bisogno di appropriarsi, forse anche per quello che è successo dopo la pandemia, di un rapporto anche diretto con il proprio interlocutore. E farei molta attenzione, questa è un'altra cosa che a molti artisti non piace, anche giustamente, però la musica in questo momento è un grande volano. Non dimentichiamoci che Panten con Chiara Ferragni e con tutto il mondo Baby K, quella canzone lì, fa un branding content, che però è la canzone che probabilmente ha avuto più successo 2 anni fa. Oggi le case discografiche fanno un passaggio con i brand per capire dove i brand possono inserirsi. Poi è ovvio che dal punto di vista artistico a Marrakesh questo non piaccia, o ad altri artisti come Willy Peyote non piace, però noi dobbiamo guardare anche a cosa è interessante per i brand, per i brand che seguiamo. E il mondo della musica, proprio perché intorno al mondo della musica ci sono tutta una serie di cose, c'è Spotify, ci sono i video su TikTok che diventano un trend, ci sono gli hashtag, è chiaro che è uno dei mondi in questo momento più forti di tutti. Assolutamente sì, tra l'altro avremo in uno degli episodi Ludovica Federighi, che è una delle persone che ha curato l'ultima campagna di McDonald's con Gali, quindi parliamo di musica, di song brandizzata a livello molto alto. Cristiano, purtroppo il tempo, starei ore a parlare con te, ma lo sai che il tempo è tiranno anche in questo caso, mi tocca dirlo troppo spesso, mi toccherà dirlo sempre durante i nostri episodi, però io ti ringrazio perché hai dato degli spunti, come sempre super interessanti, ma io non avevo dubbi, però non è facile parlare in maniera così precisa dello storytelling, perché è talmente vasto ed è talmente, ripeto, a volte anche l'hype è talmente tanto su questa parola che si cade facilmente nell'ovvio, passami il termine. Quindi ti ringrazio doppiamente, quindi non solo per aver accettato, ma per aver dato veramente a chi ci guarda questi spunti molto, molto rilevanti, e invito gli spettatori alle prossime puntate di Back to 2022. Grazie ancora, Cristiano. Grazie a te e buon 2022 quando arriva.